ragazze, allora, oggi ho voluto fare questo trucco che sulla parte superiore è molto, molto naturale, molto leggero e super super portabile, mentre sulla parte inferiore ha questa spruzzata di colore blu elettrico che lo rende insomma particolare e gli dà un tocco di colore che insomma non guasta mai. Nonostante questa linea di blu, secondo me è comunque molto portabile e lo vedo adatto sia agli occhi chiari che agli occhi scuri, mi piace molto anche sugli occhi scuri questo trucco. E niente ragazze, vi lascio il tutorial, un bacione, ciao! Anche stavolta applico il mio correttore come base. Ora con questo pennello bello ampio vado a prendere lo Sparkle Eye Shadow di questo colore beige chiaro con diversi brillantini e vado a stenderlo dove abbiamo messo la base, sulla palpebra mobile e sotto l'arcata sopraccigliare. Ora prendo questo Silky Eyeshadow di questo bel colore champagne e con questo pennello adatto alla palpebra mobile, vado a stendere questo ombretto soltanto al centro. Ora, sempre con lo stesso pennello, prendo quest'altro Sparkle Eyeshadow, questo di un marroncino di media intensità, e lo stendo soltanto sulla terza parte della nostra palpebra. Sfumo un po' il marrone con il dorato al centro della palpebra. Ora prendo quest'altro pennello adatto alla piega dell'occhio e vado a riprendere sempre l'ombretto che abbiamo appena usato e lo stendo nella mia piega. Ora con lo stesso pennello vado a prendere quest'altro Sparkle Eyeshadow, questo è ancora più scuro del marrone che abbiamo usato poco fa, è parecchio scuro, e vado a prenderne giusto una puntina e la applico soltanto all'esterno della mia piega, nell'angolo esterno per dare un po' più di profondità al trucco. E lo stendo proprio al centro della piega. Lo porto leggermente anche verso le ciglia superiori. E poi con il pennellino che abbiamo usato per primo, quando abbiamo applicato l'illuminante su tutta la palpebra e sotto il sopracciglio, vado a sfumare la mia piega. Ora prendo il micro eyeliner intracigliare di questo colore blu e lo stendo appunto lungo le ciglia inferiori. Ok, questo fa da base per l'ombretto che andiamo ad applicare adesso. Userò questo pennellino adatto proprio alle zone dove vogliamo andare più precise, quindi per le ciglia inferiori è perfetto. E come ombretto utilizzo questo Eye Art Extreme Shadow di questo bel colore blu elettrico molto intenso. Ora nella rima interna metto questo blu eyeliner waterproof. E poi sopra, con lo stesso pennellino che abbiamo usato poco fa per le ciglia inferiori, vado ad applicare lo stesso colore per fissare meglio la matita, così durerà ancora più a lungo. Ora con il My Best Kajal vado a segnare le ciglia superiori. E poi sopra il Kajal che abbiamo appena steso vado a mettere questo glitter in eyeliner di questo bel colore marrone, è molto portabile come colore nonostante sia un eyeliner in glitter, però dà un tocco in più a un trucco che altrimenti sarebbe molto naturale, e vado a stenderlo molto sottile proprio sopra il Kajal. Ok, ora non mi resta che applicare il mio mascara nero, questo è il Love for Lush. Ne metto un pochino anche sulle ciglia inferiori. Come blush stendo il Fard compatto di questo bel colore rosa brillantinato. E poi sulle labbra stendo il Reflex Shine. E questo ha dei bei glitterini blu all'interno, quindi farà risaltare molto il bianco dei denti, li farà sembrare più bianchi. E voilà ragazze, il trucco completo, spero che vi piaccia. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!